Effettivamente siamo arrivati a 49 secondi, io la lascio concludere il ragionamento, però ecco. No, sto solo dicendo che, per carità, a me possono dire quello che volete, potete anche dire che voi controllate, che voi state facendo e non lo state facendo, ma per piacere quantomeno, uno, non dite che noi stiamo facendo propaganda su una cosa che, ripeto, è stata sollevata dalla magistratura. Si sa che in questi sistemi stanno mangiando centinaia di cooperative, centinaia di associazioni, lo sapete anche voi. E concludo dicendo veramente che non vedo l'ora di leggere gli straordinari risultati a sto punto dalla commissione migliore, per vedere quali e che mangiatoie saranno in grado di trovare. Scommettiamo che nessuna. Grazie, signor Presidente. Grazie, onorevole Invernizzi. A questo punto poniamo in votazione l'articolo 1. Avverto che chi è favorevole alla reiezione dell'articolo deve votare no e chi è contrario deve votare sì. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Palma. Ha votato? Provi a votare, onorevole Palma. Non a sbloccarla, a votare. Provi a votare. Ok. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Essendo stato respinto l'articolo 1, anche il provvedimento nel suo complesso si intende respinto. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, lo svolgimento degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno è rinviato a martedì 29 settembre. In tale seduta, come già stabilito dalla conferenza dei presidenti di gruppo, l'esame di tali argomenti sarà iscritto all'ordine del giorno con priorità rispetto a quelli già previsti dal calendario dei lavori. Comunico che il vicepresidente del gruppo parlamentare misto e rappresentante della componente politica MAIE Movimento Associativo Italiani all'Estero Alleanza per l'Italia API, con lettere pervenute in data 23-24 settembre 2015, ha reso noto che la nuova denominazione della componente è Alleanza Liberal Popolare Autonomie ALA, MAIE Movimento Associativo Italiani all'Estero. Alla componente così denominata hanno chiesto di aderire. Colleghi, per favore. I deputati Ignazio Abrignani, Luca D'Alessandro, Monica Faenzi, Giuseppe Galati, Giovanni Carlo, Francesco Mottola, Massimo Parisi e Francesco Saverio Romano. Il rappresentante della predetta componente ha comunicato di aver accolto tali richieste. Comunico che con lettera